L'ex ministro Barca e il ministro Triglia hanno recuperato 500 milioni nella programmazione europea che vengono destinati solo alle aree interne, quindi si fa per la prima volta un programma strategico delle aree interne. Le aree interne per noi sono fondamentali per lo sviluppo della Campania. Anche le misure di accelerazione della spesa che abbiamo messo in campo a noi, vedrete tanti sindaci, prevalentemente i sindaci dell'Irpinia e del Beneventano, quindi avranno gran parte dei finanziamenti perché sono riusciti a fare domanda su tanti problemi, tante opere pubbliche, tante questioni legate ai beni culturali, all'ambiente, al risanamento idrico, tante cose che riusciremo a mettere in campo. Questi 500 milioni sono una cosa molto positiva, che finalmente si fa una politica di piano, di programmazione sulle aree interne, che riguarderà chiaramente le province di Avellino e di Benevento, anche il Cilento per la parte che riguarda Salerno e l'Alto Matesino, che sono le tre aree che sono entrate nel programma. Un fatto positivo che l'Irpinia si sia preparata a questo programma innovativo che è previsto nel nuovo ciclo dei fondi 14-20, dei fondi europei, dove noi in Italia daremo particolare rilievo alla valorizzazione sotto il profilo economico ma anche ambientale delle aree interne.